Ragazzi, buonasera. Volevo mostrarvi questa animazione, prima di cominciare la diretta, che un giorno potrebbero vedere anche persone che non seguono questo canale o questo lavoro. Buonasera a tutti. È un momento particolarmente romantico per me. È una bolla temporale, la prima volta praticamente che avremo a che fare con una live da solo su Elden Ring dopo la sua release. Ce ne saranno in futuro, ragazzi, ce ne saranno tantissime. Ma fino a che l'anima della scoperta in registrazione non sarà conclusa, questo non avverrà. E quindi mi ritrovo in realtà ad essere concentrato nel voler invece fare questa chicca oggi. Sappiate due cose. La prima è che sto lavorando a una grafica originale solo per Elden Ring, che arriverà quando le live si apriranno, ok? La seconda è che qui oggi non mostrerò strategie o in qualche modo costruzioni di startup di personaggi overpowered o furbette che andranno in giro per l'interregno spazzando avversari lontani dall'early game per ottenere anzitempo qualcosa. Ok? Cercherò invece di creare qualcosa di un po' più morbido, introduttivo, senza spoiler, e che possa far capire o far imparare a diverse persone anche come si può affrontare da inesperti un open world action RPG dark fantasy come questo. Secondo me sarà fighissimo. C'è un sacco di potenziale. E in generale il buon Himfa, non lo sto ovviamente seguendo, ma mi affiancherò a lui nel costruire strategie un giorno. Sarà estremamente bello, ragazzi. Ma ad oggi vorrei introdurre Elden Ring a chi potrebbe anche averlo mollato molto presto. Magari si è spaventato, magari non ha percepito le possibilità date dal combat system, il quale in realtà, unito all'open world e a come ogni area abbia una sua, diciamo, metrica, un suo tema, un suo preciso premio, senza magari capirne o carpirne l'ordine, lo ha lasciato andare. Quindi facciamo una cosa. Allora, per prima cosa, secondo me, possiamo, permettetemi di smanettare. Grazie, l'asmo del dono, le nuove animazioni si fanno notare. Io mi metto in questa schermata più bassa e oserei quasi, vediamo un po', filtrare la nostra. Ecco qua. State a vedere, sì, ragazzi, sto cambiando il colore. Esatto, lo sto facendo. Così è più elegante per Elden Ring. Oh, ci piace, ci piace. Adoro smanettare in tempo reale. A volte non lo faccio prima della diretta proprio per darvi una sensazione di contenuto live, quando non sono problemi tecnici o cose che rallentano il contenuto. Allora, questo non è un video tutorial su quello che sono i Souls-like, come funzionano e in generale quello che è un approccio completamente alla cieca nei confronti del videogioco di questa categoria. In realtà mi permetto di invitare chi avesse, magari ovviamente non in diretta oggi, ma chi magari recupera questo video in futuro, chi ha veramente molti dubbi, potrebbe recuperare i primi episodi dello Spirito della Riscoperta, si chiama questo format, in cui gioco Demon's Souls Remake.
sono molto, molto soft, molto introduttivo in quei primi video. Ma grazie ragazzi. Ah sì, che tra l'altro mi chiederei quasi quanti. Ah, solo che dovrò... Non voglio fare tecnicissimi adesso, ma dovrò mettere l'animazione delle sub donate a 2, non a 1. Almeno a 2, perché è plurale. Sapete come sono. Ci sto facendo caso adesso. L'avevo forzata al minimo, ma adesso ho capito perché il... Ok, niente. Colpa mia. E allora... Dunque. Ora... Vi intanto introduco qualcosa di molto importante prima di cominciare la vera e propria live. Io non ho finito Elden Ring. Non potrò parlarvi di nulla che non sia assolutamente non spoiler. Non ho intenzione, quindi, ed è ancora presto per comprendere insieme discussioni su bilanciamento e quant'altro, quindi tempo al tempo, buoni, calmi, rilassati, molto muti soprattutto, bisogna esserlo oggi. Io vorrei cominciare a fare questa diretta senza discutere del futuro. Voglio che sia una bolla non troppo talk showiana. Perché provate a immaginare oggi di essere complici di un contenuto, per qualcuno che magari lo vedrà senza essere appassionato ed esperto, come magari lo saremo noi. Ok, faremo qualche smanettio oggi. E certamente io aggiorno costantemente il gioco. A un certo punto vedrete la 1.03 apparire nell'anima della scoperta. Tuttavia, non possiamo oggi fare un vero e proprio talk show su Elden Ring. Tuttavia, il vostro entusiasmo. Cioè, è una scelta che faccio io. Nel senso, è una scelta che faccio. Cioè, nessuno mi forza a farla, eh. Mi piace avere un tema oggi. Quindi facciamo tutti i maestri. Facciamo oggi qualcosa che magari, se condiviso da Bandai un giorno, visto che sta cercando tutorial e mi è venuta l'idea, non si ritrovino a dire: allora, Mike, cosa ne pensi del bilanciamento dello split damage rispetto a quell'elemento, soprattutto se lo combini con quella weapon art? Tra l'altro, senza dire che con Torrent in circa 45 secondi puoi fare quel salto che ti permette di raggiungere quell'altro dungeon che, connesso al primo, ti permetterà di unire questi due talismani, aggiungendo un 35,7% al danno. Ti ricordi le gemme di Bloodborne? Sì, beh, se in realtà tu vai a combinare questa cosa con Horfrost Stomp, che nonostante il nerf permette di fare questa categoria di danno a questi determinati nemici, e aggiungi una nostra weapon art insanguinea a delle dual che permettono quindi di raggiungere la terza boss fight di quell'altra area, cosa ne pensi? Quindi, di come si andrà a interfacciare questo con la città stellare, no? Oh! Cioè, non possiamo fare questa cosa, d'accordo? Non è ancora il momento. Faremo talk show. Faremo cose. È una promessa. Ho ovviamente improvvisato tutto, però ecco. Non è questa la serata. Io vi prometto, però, che la avrete. La avrete, io vi giuro. Avremo. Appena io vedo i titoli di coda di Elden Ring, io vi faccio una promessa. Lo pubblico adesso, potete clippare, segnarvela, taschino. Quando finisco l'anima della scoperta New Game Normale in privato, io la settimana successiva faccio tutti i giorni solo maratone live di Elden Ring. È una promessa. Ok? Fatto. Promesso. Promesso, segnate. Ok. Quindi, detto questo, detto questo, Semper Fi. grazie del supporto. Io a fine live vi ringrazio tutti. Non voglio spezzare il ritmo oggi perché è un contenuto che possono vedere tutti, ma vi ringrazierò tutti uno ad uno, nessuno verrà escluso. Grazie a tutti del supporto.
State premiando anche la mia perentorietà nell'essere rigido nel creare qualcosa. Allora, noi dobbiamo spiegare, dobbiamo presentare il potenziale per, da una parte, rendersi la vita leggermente più semplice, dall'altra, come si gioca, come è opportuno mettersi mentalmente pronti a giocare a un genere come questo e a Elden Ring. Con qualche consiglio da simpatico giocatore un pochino avvezzo che permetterà di sorridere nel portarvi a ottenere qualche oggetto, ok? Nulla però che si vada a interfacciare con aree avanzate. Nessuno spoiler, rimaniamo nella nostra bolla. Tuttavia, c'è una cosa che un giorno vorrei fare. Una sorta di tutorial non per totali neofiti. Insomma, per esempio, prendere il fuorilegge, cominciare con il buckler e fare un tutorial su come creare una classe con e per i perri. Grazie. Perri, di cui questo suono, da dove proviene, ragazzi? Ah, no, non è quel tipo di live. Un giorno vi farò questi puzzle. Ecco, diciamo che mi piacerebbe molto cominciare questo video... Bravi, Bloodborne. Mi piacerebbe molto cominciare questo video con il fuorilegge, perché potrei spiegare a tutti come può funzionare in un'estrema efficacia il sistema di deflezione dei colpi. Tuttavia, lo andremo a affrontare in futuro, anche oggi, mostrando come si può ottenere il buckler e qual è l'enorme differenza che ha con altri scudi. Ok? Tuttavia, qui sembrerà strano a dirsi, ma anche se di primo acchito la classe migliore sembrerebbe essere il cavaliere errante, il classico cavaliere con alta difesa, forte vitalità e quindi capace di subire colpi senza avere troppe conseguenze mortali, la classe migliore, mi sento di dire, è il samurai. Il samurai è ad oggi una delle classi di partenza più forti della storia dei Souls. È completamente... Senza aver fatto troppo testing, senza averne mai parlato con nessuno, io con la mia esperienza vi dico, questo è in assoluto il migliore che esista. Per due motivi. Uno, comincia con un'arma che può causare sanguinamento. Due, ha un arco. Tre, ha già un'armatura media pronta. Quindi, se gli altri hanno delle particolarità molto speciali e molto interessanti, alcune delle quali possono offrire, come il fuorilegge, dei percorsi eccezionali e che io preferisco a livello di gusto tantissimo, genuinamente tantissimo, il fuorilegge sarà per sempre, per me, una delle classi più divertenti da utilizzare all'inizio, perché ti fa sentire in un contesto molto hardcore. Però, signori, scegliamo il samurai e cominciamo a chiacchierare di un paio di cose. Ok? Lui, a differenza di quello che potrebbero intuire i ragazzi che mi seguono, lo chiameremo Sano. Non preoccupatevi se non ridete, se non conoscete quello che faccio. Allora, lui è sano. E è adulto, è un samurai. Per quanto riguarda il dono iniziale, no? Questo oggetto che si prende gratuitamente all'inizio di una run, è facile avere i classici sbilanciamenti nei Souls. Stavolta però, in realtà, non così tanto. Perché il seme d'oro è un ottimo oggetto per cominciare, specialmente se si è inesperti. Offre una cura in più all'inizio. Immediatamente si parte con una cura in più. Tanta roba, ma non ci serve. Così come qualche punto esperienza in più, nemmeno. Qualche HP extra, classica trappola, molto utile. In realtà c'è sempre di meglio. Come la chiave universale, io continuerò a consigliare anche ai neofiti di prendere le chiavi di pietra. Possono offrire equipaggiamenti speciali, dungeon segreti, è qualcosa che sicuramente a un certo punto si ottiene in quantità industriali, ma vi garantisco che ora, oggi, vi mostrerò con una certa furbizia, ma siete qui non per subire una sorta di cattedra che dica cosa fare a livello mentale senza mai agire. Vi darò anche qualche trucchetto, ok? Facciamo qualche trucchetto. Chiave di pietra. Noi adesso andiamo con un personaggio standard senza creare nulla di particolarmente creativo, però
possiamo in qualche modo ispirarci davvero a quello che vuole essere ovviamente una citazione sekiriana, ok? Quindi ci facciamo un po' il nostro lupo, andiamo sui capelli, andiamo nella super classicità più totale, però lui essendo Seino, gli daremo una particolarità. Ok. Noi siamo abbastanza tosti qui. Ma non preoccupiamoci di nulla, non andiamo a fare chiacchiere sull'estetica per ora. Conclude. Saltiamo l'introduzione, non preoccupiamocene. Non parliamo assolutamente della narrativa oggi. Zero. Zero lore. No lore admitted, ok? Allora. Eccoci qua. Io alzo un po' il volume. Questo è l'inizio di Elden Ring. Da qui possiamo cominciare a inventarci qualche idea. Ossia, un classico dei Soulsborne. Dinanzi a questo percorso troveremo una boss fight che è costruita per ucciderci. Questa meccanica è stata resa all'interno di Elden Ring come mai prima d'ora. Questo oggetto ci serve per cominciare a giocare, è obbligatorio raccoglierlo. Ok, serve per scrivere messaggi nel multiplayer asincrono di Elden Ring. Se giocate online potete trovare consigli da parte della community. No, non l'ho finito. Molto calmi, molto buoni, molto santi tutti oggi in chat. Qui potete ammirare il grande stuttering e la sua grazia laggante che ci benedice. Scusate. E dinanzi a noi un'arena importante. In questa arena, tendenzialmente, quando fate un nuovo personaggio, non sentitevi mai in colpa, e parlo anche ai veterani, di buttarvi, di suicidarvi e di cominciare la vera partita. A differenza del Vanguard Demon, a differenza di tutto ciò che abbiamo affrontato nelle arene iniziali dei Souls, questo è particolarmente fastidioso. Ok? Molto fastidioso. Però il samurai ha una particolarità. Nel nostro video odierno, in questa diretta, non ci interessa sconfiggerlo, ma voglio farvi vedere che se si vuole, attraverso il samurai, si può provare a farlo. Ok? Se seguite la mia blindrun, ve l'ho già mostrato, perché sono quel tipo di giocatore. Però c'è un motivo per il quale potrebbe offrire un aiuto. Ok? Allora. Questo è un arco lungo. Le armi in Elden Ring hanno abilità speciali. In questo caso colpo poderoso. Prepara l'arco, ne tende la corda e poi potenzia l'attacco per trapassare la difesa nemica. In questo caso noi abbiamo 30 frecce. Possiamo provare ad affrontarlo. Non è importante. Non è una prova in cui sconfiggere il nemico o essere sconfitti cambia le carte in tavola. Non sentitevi in colpa. Non c'è vergogna nell'essere sconfitti da questa creatura, perché è tecnicamente qualcosa di costruito, a differenza degli altri, di molti altri boss di questa categoria, per essere tranquillamente recuperabile in futuro. In questo luogo si può tornare, è un open world, tempo al tempo. Ok? Io in blind ancora non l'ho fatto, quindi muti! Ok, molto bene. Molto bene. Tutti che. Ok.
cassetto. Bello lo scudo alzato, eh? Sto cercando di fargli un attacco pesante quando ho lo scudo alzato. Avidità. Mai essere avidi con questa creatura. Il desiderio di combatterla prima è mortale. Di sconfiggerla prima è mortale. Per questo non dovete vergognarvi. Come potete notare, la sua aggressività, il suo numero di attacchi è estremamente fatale. Cercare di ottenere un colpo in più pericolosissimo. Dovreste danzare con pazienza. Oppure averlo, attraverso una partita precedente però, averlo appreso a tal punto da poterci danzare intorno. È possibile, ma questa creatura, vi spiego, quando scopriremo se verrò sconfitto o la verrà sconfitta lei, come rappresenta parte di Elden Ring e del recente lavoro From. Ok. Noi come potremmo vincere a questo punto? Aspettando sempre il salto. Lo vogliamo fare in questa diretta? No, cercherò di utilizzare altre finestre. Se verremo sconfitti per questo, non preoccupatevi, perché in realtà si potrà discutere tranquillamente di cosa sarebbe il premio e di quanto poco tempo, al di là di completismo che si può ottenere comunque dopo per un oggetto unico, quanto poco tempo investe al giocatore, deve investire il giocatore per recuperare quanto ha perso in questa follia. Fondamentalmente guadagni molto più a farti uccidere prima che non a insistere per uccidere. Questo ovviamente è interessante di lore, ma insomma, tempo al tempo. Il mio saltino? Posso permettermi di essere un po' avido con le mie frecce di fuoco? Eh? Erede innestato. No. L'abilità uccide, avete visto? Con un po' di pazienza, aspettando il salto, lo potevamo sconfiggere. Il premio sarebbe stato 3.000 rune. Ok, saltiamo la cutscene qui e
scopriremo quanto presto si possono fare 3.000 rune. Non è un problema. Sconfiggere questa creatura senza abilità o essere uccisi per abilità non è qualcosa che dovrebbe mai farvi sentire colpevole. È qualcosa che decidi in combattimento. Una volta che sei in grado di schivare, una volta che hai consapevolezza che ce l'hai in pugno, come vi ho dimostrato stava andando, gli unici due colpi che abbiamo subito sono stati per cosa? Lo avete visto anche voi, e può essere anche un ottimo sistema di analisi tutorial. Avete visto quando ci ha colpito? Quando attaccavo una volta in più, in una finestra che era palesemente molto stretta. Ok? Quello che offriva questa creatura erano 3.000 rune e un equipaggiamento utilizzabile come arma che non interessa a un beginner, che però può essere preso per collezione o testing, per esplorazione di quello che sono le armi in Elden Ring. Ciò nonostante, facciamo finta che vogliamo, che desideriamo quelle rune. Si potranno ottenere molto facilmente, molto in fretta. Ciò nonostante, andiamo a guardare la katana. Ok, 45 sanguinamento. Il sanguinamento è uno status. Uno status che porta l'avversario a subire, una volta riempita una barra immaginaria che è la sua difesa contro quest'ultimo, molti danni. Ok? Qui sotto abbiamo un tutorial. Tutorial che offre un insight che sono in realtà qui pronto a darvi tranquillamente, ma che possiamo scorrere molto velocemente, per farvi capire gli strumenti che si ha per completare Elden Ring, ok? Perché qua oggi faremo qualche chicca. Oggi qua ci divertiremo parecchio. Ossia, al di là dei normali attacchi, sto pensando. Io sto pensando. Io devo... Fermatemi. Sì, è ora di tentare un parry, esatto, mi conoscete. Mi conoscete proprio. Vinto. In realtà consiglio, anche a chi sta guardando magari questa live montata, di vedere lo scontro. Perché cosa molto divertente da studiare durante un video, i danni che abbiamo preso erano esperimenti. Perché comunque questa creatura, se combattuta con pavidità, senza coraggio, senza buttarsi sotto e cercare di gestire i suoi attacchi, è facile se hai un po' di sangue freddo. Il punto è che, attenzione, Elden Ring, così come i recenti titoli From Software, hanno questo sistema di nemici molto aggressivi che fanno combo molto lunghe, diventano praticamente delle prese se sei nudo, se non hai un equipaggiamento con poise, equilibrio, che ti permette di sostenere quei colpi senza venirne stordito. Ora, questo equipaggiamento non consideriamo averlo, perché è del tutto improbabile che un neofita possa ottenerlo, anche se il consiglio del samurai lo potrebbe rendere possibile. Questo è comunque un ottimo scudo a torre, non permette di fare il citato parry, ma 100 di difesa fisica, una delle cose più importanti del gioco, perché come potete notare, se volete giocare in maniera leggera, anche uno scudo piccolo, cercatelo quanto più resistente possibile. Questo col 58 è un ottimo palliativo per alcuni colpi, ma insomma. Questa invece è un'arma che
è persino già utilizzabile dalla classe samurai, perché ha 12 a forza e 15 a destrezza. Se uno volesse, potrebbe prendere questa spada dritta ornamentale e avere qualcosa di molto interessante. Ossia, poter incrociare le spade per infondere essenza sacra nei loro attacchi. Finché attiva, gli attacchi potenti scateneranno combinazioni di colpi a due mani. Ora, noi siamo qui, in maniera completamente creativa, con questo equipaggiamento. Lo proveremo per gioco, ma non andrà a cambiare minimamente il nostro percorso di tutorialing. Per quanto riguarda l'introduzione, è presunto tu debba morire, quindi... Mike, come faccio a essere sicuro che il gioco voglia che tu muoia in questa introduzione? Per il fatto che, se io mi sposto, abbiamo ancora 3200 rune. Tornando a noi, si parlava del tutorial. La prima cosa da valutare è sempre stare attenti al danno da caduta, per esempio. Molto edulcorato, molto morbido, però comunque presente. Certo, è un pretesto per spostarti da dove sei. Per quello è voluto. Ora, al di là del non mettermi a spiegare come funzionano i Souls, quindi non mi metterò a fare analisi o approfondimenti del fatto che ci sono attacchi deboli, attacchi pesanti, né andrò ad approfondire particolarmente tanto i critici che eseguiremo magari in un tutorial avanzato quando faremo il parry un'altra volta. Che figo. Mi sta venendo voglia di fare tutorial. A proposito, ditelo anche ai ragazzi in chat. Chiunque manchi, chiunque abbia avuto un'entrata postuma alla live, spiegateglielo come ve lo spiego adesso io. Vi ringrazierò tutti del supporto, ragazzi. Tutti, sempre. Vedete? Anche i nemici possono usare scudi, no? Come si fa? Anche loro hanno una barra della stamina. O meglio, una stabilità dello scudo. La barra della stamina penso che sia qualcosa di pressappoco cancellato dai Souls ormai per i nemici. Tuttavia, c'è qualcosa che manca in quest'arma, no? Non causa sanguinamento. Ed è grave. Perché il bonus del samurai, la sua specialità, è proprio quella di poterlo fare. Gli attacchi in salto, invece, come gli attacchi pesanti, sono eccezionalmente competenti nel rompere la stabilità. Stabilità che, una volta rotta, se non uccidesse i nemici, permetterebbe loro di essere colpiti con un critico. Però, colpendo con la punta della lama, non sono riuscito a buttarlo giù. Ora, parlavamo delle weapon art. Vediamo le weapon art. L'avete vista prima, no? Oh! Fighissimo, che è sto? Vediamo. Ok. Wow. Niente male. Katana a noi. Ci siamo goduti questo premio. Allora, per prima cosa, dovremo trovare quanto più spesso possibile questi ramoscelli. Lo faremo insieme, ma prima voglio fare una cosa con voi. Il primo consiglio che posso darvi, se volete seguire i trucchi
di un veterano dei Souls, non veterano di Elden Ring, ma che conosce i suoi polli. Un consiglio che vi darà una sensazione di ho cominciato bene qui oggi. D'accordo? Allora, per ora, quello che posso darvi è questo. Gli oggetti multiplayer non approfondiamoli. Le due chiavi che abbiamo ottenuto con il personaggio le useremo subito. Utilizzeremo le nostre ampolle di cura tutte sugli HP. E andremo a prendere un tesoro insieme. Ora, uno potrebbe decidere, no? Ma non converrebbe trovare il modo di utilizzare quelle rune prima di rischiare di perderle, visto come funziona la morte in Elden Ring, che se si viene uccisi queste ultime rimangono a terra come ostaggio, altrimenti non si possono recuperare? Certamente sì, ma queste rune sono extra. Queste 3000 rune sono extra. Voglio gestirle da professore, nel senso, non preoccupatevi, questo è un personaggio utile al creare un feeling, no? Di spiegazione. Vedremo che cosa accadrà. Per il resto, via! Ho fatto una scivolata un po' furbetta per non essere avvelenato. Qui abbiamo un dungeon segreto che ci permetterà diverse chicche. Questi spettri proteggono la tomba, è un mausoleo. Questo golem è una trappola mortale per chiunque tenti di avvicinarvisi. Ma è possibile ingannarlo utilizzando il level design verticale. Ricordatevi che anche i nemici possono cadere. O essere aggressivi. Buttateli giù, senza paura. E poi fate un'azione molto strana. D'accordo, ragazzi? Questa azione molto strana è questa. Questo è un passaggio segreto del segreto. Vi spiegherò come funziona appena potrò parlare senza essere aggredito. Qui è molto facile morire, non preoccupatevi se succede. Cioè, o meglio, potrei correre. Potrei spiegarvelo dopo, ve lo spiego dopo, sì. Facciamo che andiamo all'obiettivo e ve lo spiego dopo. Si chiacchiererà dopo. No, esatto, si muore. Ero indeciso se parlarvi prima o dopo. Vi parlo prima e poi agisco in maniera arcade. Questo è un dungeon segreto, ok? Avido di percorso, esatto. In realtà basta fare questo. La strategia è importante. Vedete, se si gioca sul serio è semplice. Se uno è un arciere e l'altro è un attaccante melee, immediatamente capisci che la strategia migliore è prima aggredire quello che ti entra in campo, mentre quello a distanza puoi schivarlo a distanza. Ci sono mille modi per capire cosa fare in Elden Ring. Non è una esperienza ingiusta. È costruito proprio, opla, proprio per permettere ai giocatori di capire cosa possa succedere o meno in base alla propria scelta. Ok. Ora, cosa si può fare qua senza scudo? Lasciare avvicinare il demonietto? Cercare di buttarlo giù con un attacco alle spalle? Esatto. È un metodo. Far allontanare i nemici. E poi rompere loro la stabilità con un altro critico.
Come potete notare, non sempre scappare è la scelta migliore. Ovviamente, quando sono corso verso quelle fiamme, ho pensato, posso farcela e mostrare ai ragazzi come funziona il level design senza perdere tempo o rischio, o acquisendo rischio combattendo questi demonietti, visto che sono dove non dovrei essere. Non volevo morire prima, però tutto può fare ciccia da spiegazione, ok? Quindi, constatando tra l'altro che per chi non è in questa diretta, invece, la morte successiva l'abbiamo tagliata per garantire fluidità nel discorso, e che quindi, come non avessimo sconfitto quella creatura, pur se abbiamo ottenuto quell'equipaggiamento, dimostrerò che cosa accade quando si vogliono recuperare delle rune iniziali, ma non è una cosa da fare sempre, perché non c'è pericolo e non c'è paura, non ci deve essere terrore nel perdere ciò che si ha, in quanto Elden Ring continua a dare, vedrete. Cioè, oh no, ho perso 3000 rune. È una sciocchezza. Non preoccupatevi mai di questo, perché è un mondo aperto. E il grande albero madre ne ha di rune per voi. Credetemi. Ciò non di meno, guardate, qui il livello continua. Qui si potrebbe raggiungere, schivando per sempre la trappola superiore, la fine del dungeon. Tuttavia, quello che vogliamo fare è mostrare sia la perversione del level designer qui, ok? Sia la terribile perversione del level designer qui. Che era veramente crudele. Nel modo peggiore proprio. Sia ottenere qualcosa di molto speciale. Guardate. In questo luogo si trova un tempio. Un tempio che nasconde un premio. Un pozzo. Che rivela una via di fuga. Da cosa, mi chiedete? Da quelle ombre sul tetto. Sempre guardarsi intorno in queste opere. La cura per i dettagli, la costruzione dell'ambiente non è qualcosa di invisibile. Le trappole sono preparate per qualcuno che vuole saperle trovare. Ok. E infatti, qui ce ne sono due. Non uno, due. E possono uccidere. Io volevo rollare sulla panchina, ma mi si è incastrato il samurai. Sono due e fanno da ponte. Ora, non farò quello che vi consiglierei di fare. Se si muore qui e avete preso il tesoro, si chiama Death Run. Le Death Run esistono in questi giochi. Non preoccupatevi di una Death Run, ok? Le Death Run non sono nulla di male. Se volete dire, c'è un tesoro, mi piace giocare ottenendo quel tesoro sapendo che comunque sono un immortale. Mi si è incastrato il samurai, esatto. Non preoccupatevi, prendete il tesoro, lasciatevi uccidere, magari avendo consumato prima le rune. E poi, no? Ma in quest'area la trappola si è resettata. Quello che avevo intenzione di fare, fallendo, perché quando si fanno queste mandracate il rischio è completamente alienante rispetto all'esperienza che voglio offrirvi, ma volevo darvi un paio di chicche da chissà dove si trova cosa. Qui non stiamo esplorando con cura, stiamo superando il ponte, saremmo potuti tornare, e trovandoci sul ponte, il design che cosa vuole dirti? Che tu ti trovi lì, cade il primo erede innestato, cade il secondo davanti, dietro di te, non puoi scappare e sei morto. Ma il gioco non è ingiusto. Sa che puoi buttarti di sotto. Capito? E che i livelli, anche se molti altri prima di noi hanno subito quella trappola, sono molto più liberi di quello che non si direbbe. Il gioco è questo. Qui non ci si deve andare. È messo qui per offrire delle chance. Le chance sono multiple, sono fondamentalmente tre. Ci sono tre più uno grossi tesori in questo dungeon.
un boss nascosto, un cavaliere da sconfiggere che offre un talismano speciale. Il talismano che abbiamo ottenuto, ok? O meglio, il talismano per incantamenti del cavaliere serve per castare incantesimi, qualcosa di molto speciale e legato alla fede. L'accessorio talismano che abbiamo invece ottenuto noi era il terzo tesoro. Il più uno è il fatto che quel golem si può distruggere. E lo faremo alla fine della live. Sarà una conclusione. Tornare in questo pozzo di veleno e morte, potenziati con il percorso e i consigli che posso avervi dato così per gioco, perché la mappa è aperta proprio in nome del fatto che siete liberi di muoverci come volete, e otterremo quel più uno speciale. Vedrete che ne varrà la pena, ok? Infatti noi abbiamo lo slot talismani, ok? Nell'inventario ci sono diverse categorie. Tra cui quello che abbiamo ottenuto. Aumenta punti vita, vigore e carico equipaggiamento massimo. Questo, se osservate le caratteristiche, potete vedere in tempo reale l'effetto che ha. È, per chi conosce i Souls, una versione indebolita dell'Anello del Favore. Per chi non lo conosce, un bonus all around, che puoi ottenere early game se sei abbastanza folle o coraggioso. Ok? Questo è già un inizio, ma è soltanto questo, un principio. State a vedere. Quando raggiungeremo Sepolcrite, adesso cambieremo le cose. Il mondo di gioco si apre. E con esso. Le nostre opportunità. Per ora vi lascio immaginare in una vostra run il parlare agli NPC, il chiacchierare liberamente all'interno di quello che sono le loro storie, i loro eventi, le loro preghiere. Quindi saltiamo i dialoghi, ma lasciamoli scorrere affinché vi dia comunque l'idea che le quest possono cominciare ad andare avanti. E quindi, osservando quella magnifica sentinella, che sconfiggeremo certamente, ma non ora, possiamo proseguire. Quella sentinella nasconde un'alabarda, quella che tiene in pugno. È un'arma potentissima, ma completamente fuori dal percorso di quello che vorrei consigliare a un neofita. Qui si aprono mille opportunità, ma ce ne sono alcune più specifiche di altre che voglio presentarvi. Abbiamo il nostro primo mercante. Gli strumenti per poter potenziare armi, cosa che faremo. E una prima pietra da forgiatura. Questo oggetto è importantissimo, ragazzi, è ciò che ci renderà più potente. Parliamo con lui. E qui abbiamo il primo negozio. Ogni mercante ha assolutamente oggetti unici con sé. Sarà sempre utile e interessante parlare con loro e scoprire cosa hanno in stock. Una cosa che sicuramente può essere di particolare centralità nella partita è il corredo da creazione. Poter craftare oggetti, poter, diciamo, costruirsi bombe e altri strumenti utili per combattere a distanza, o creare status, o difendersi. Tempo al tempo di questo ne parleremo. Però adesso voglio, prima di tutto, far sì che
il titolo Elden Ring percepisca che abbiamo giocato abbastanza. Sedendoci a Tre Grazie o raggiungendo quella del castello di Gran Tempesta davanti al cancello, noi, con questo samurai, otterremo sia la capacità di fare level up, sia quello di ottenere la nostra cavalcatura. Ora, questo è un primo accampamento. Gli accampamenti nascondono sempre tesori, e questa è una cosa che io voglio voi comprendiate al massimo. Ok? Noi ora stiamo andando in maniera molto tecnica dinanzi a un checkpoint. I checkpoint sono sì fondamentali, ma non abbiate sempre paura di non provare a esplorare prima di trovarne uno. Godetevi il mondo di gioco, ok? Perché nasconde talmente tanto, è talmente tanto denso quello che si può trovare in un chilometro quadrato dell'interregno, che non sospettereste cosa può portarvi. Trovarli, quei tesori. Ora noi abbiamo accettato l'aiuto di questo personaggio e il nostro destriero. Aspettiamo fino a mezzogiorno, giochiamo con la luce. Ora cominciamo a fare due cose. Ora cominciate a divertirvi. Ora si va. Per prima cosa mettiamo nella nostra cintura Torrent. Noi possiamo inserire all'interno di quegli oggetti in alto, di quegli slot in alto, oggetti extra che possiamo richiamare con triangolo e la direzione desiderata. Quindi, che sia triangolo, che sia Y, potete selezionarlo. Ignoriamo temporaneamente l'accampamento e il mondo di gioco e andiamo a qualcosa che qualunque, diciamo, conoscitore di quella prima area di gioco conoscerà molto molto bene, ricorderà con grande affetto. Ci sono dei troll qui sopra. Noi abbiamo perso 3000 rune, vi ricordate? Ognuno di quei troll, mentre noi raccogliamo oggetti giusto per il gusto di non lasciarli indietro, sono piccoli consumabili, piccoli materiali utili a creare gli oggetti con quel corredo d'attrezzatura, con quelle attrezzature, noi possiamo salire qui e utilizzare una strategia rischiosa. Si può morire, ma di nuovo senza pericolo, perché tanto non abbiamo nulla da perdere in questo caso. Io vi abbasso un po' il volume. Ecco qua. E possiamo tranquillamente, raccogliendo un po' di carne, che lascia un po' il tempo che trova per ora, ma che comunque abbiamo trovato e ci può anche far capire di aver esplorato quest'area non trovando più oggetti, li facciamo attaccare fra loro, con l'obiettivo non solo di farli uccidere con le loro stesse mani, ma che distruggano questa statua, che nasconde qualcosa di molto importante. Ora, non preoccupatevi se durante il procedimento iniziale di farli uccidere fra loro, venite uccisi a vostra volta. Bisogna avere un po' di sangue freddo e un po' di fortuna, ovviamente. Oppure si può scendere da cavallo e camminare in mezzo alle loro gambe. Come potete notare, si danneggiano l'uno con l'altro. E questo è assolutamente voluto. Anzi, si potrebbe considerare un tutorial del gioco sul fatto che le creature grandi danneggiano le altre. Mi aspettavo questo attacco. L'urlo a distanza. Quando un nemico brilla, è possibile far lui un critico. Ma decidete voi se è il momento giusto per farlo o meno. Inoltre, qui non si smette mai di imparare, sconfiggere creature molto forti o un gruppo di piccole nell'open world garantisce delle cure. Ti permette quindi di esplorare con più coraggio, anche di curarti dinanzi a un'orda e di recuperarne poi l'investimento in cure in poco tempo. Ricordatevi, gli attacchi in salto possono abbassare la stabilità e stordire l'avversario. Ora, non pensiate questo sia un eccesso di skill o che sia troppo complesso. Ma guardate un'altra cosa. Mi raccomando, ricordatevi: 1. Che sono debole alla testa. 2. Che gli attacchi ad area si possono saltare. Ora, io ho fatto la figurona qua, ma non preoccupatevi. È semplicemente esperienza e il fatto che tendenzialmente lo si fa spesso.
nelle prime aree, nelle prime ore di gioco. Questa statua nascondeva... No, questa cosa è per neofiti, lo è davvero. Si gira intorno ai nemici, se si muore 2 o 3 volte non succede nulla, se si muore e loro muoiono a loro volta ogni tanto, fai semplicemente più quantità di rune, e questa statua nasconde pietre di forgiatura, non soltanto una di livello 2, ma anche 4 di livello 1. Inoltre, qui noi non abbiamo ancora raccolto la mappa, ma permettetemi di fare lo gnorri esperto, si fa per dire, vagamente conoscitore delle prime aree di gioco, rispetto a quello che sarò un giorno. Un giorno mi farò chiamare esperto di Elden Ring, non è ancora il momento. Qui c'è una capanna, questa capanna nasconde diversi segreti. Un piccolo consiglio che potrei darvi è di stare molto attenti al plenilunio. Però, quello che ci interessa di questo luogo è non soltanto il fatto che ci sia un NPC con cui possiamo parlare. Ignoriamo quello che ha da dire, ma lui può insegnare Weapon Art. È possibile, quindi, far apprendere alla nostra arma qualcosa di speciale, qualcosa di unico, che possiamo usare per combattere. Ed è una gran figata averlo fin da subito, no? Ma non è parte del tutorial comprarle, perché è una scelta vostra. La vera sacralità di questo checkpoint è che è estremamente vicino ai troll. Quindi Elden Ring non mi ha mai dato la sensazione di doverlo fare, e io sono nella mia blind run con un personaggio incredibilmente eclettico che investe livelli in ogni caratteristica, quindi è la cosa meno ottimizzata del mondo. Ma se volete farmare, se avete difficoltà e volete potenziare il vostro personaggio, potete farlo 2 volte, senza alcun problema, senza alcun tipo di vergogna. Fa parte del gioco. Se lo sviluppatore non avesse voluto che questi troll non fossero farmabili per chi ha difficoltà, non li avrebbe messi insieme, non li avrebbe fatti combattere fra di loro e soprattutto non avrebbe messo una grazia qui dietro. Ecco, avete visto, quando si parla di fortuna, non preoccupatevi, cioè è facile essere schiacciati. In caso, ricordatevi che ci sono sempre degli iframe utili. Anche qua, ho provato a rollare, ma ok, ce l'abbiamo fatta. Tenetevi full quando possibile, magari una combo potrebbe non uccidervi, ma una combo e un colpo sì. Avvicinatevi a loro affinché possano attivarsi i loro attacchi più forti o che si blocchino per subire quello degli altri. Curatevi se necessario, perché è meglio stare full. Quando fate il riposte siete completamente invulnerabili, questo vi può portare ad avere tutto lo spazio necessario per subire un colpo senza avere i danni, mentre facendoli ricevere alla vittima. Com'è il volume del gioco, ragazzi? Sto bello? Nel senso, fatemi sapere, eh? È giusto? Ok. E cerchiamo di farli... Aia. Cerchiamo di farli... Dicevo, cerchiamo di farli combattere fra loro. Ricordatevi che il roll non è solo uno spostamento, vi dà frame di invincibilità. Questa l'ho sentita. E il sanguinamento forse riusciamo anche a farglielo entrare, vediamo. Avido. Eccolo qua, è entrato. Avete visto quanti danni ha fatto in un colpo? Quest'ultimo è danneggiato. Aia. Un po' di mal di mare e un colpo. Così abbiamo ottenuto 10.000 rune. Capite perché quelle 3.000 non erano così importanti? Non sentitevi in colpa. Detto ciò, recuperiamo la mappa e cominciamo a fare un giro.
cominciamo a fare un giro. Allora, io mi controllo che tutto vada bene adesso che bisogna cominciare a muoversi. Recuperiamo in maniera molto furbesca la mappa e vi faccio vedere qualcosa che, senza andare a rovinarvi questa esplorazione, senza uscire da Sepolcride, può davvero darvi un aiuto. Per prima cosa, la mappa. Ora possiamo muoverci un po', ma ci servirà la mappa che si trova qui a sud. E ora la prenderemo. Io mi inumidisco un po' la gola. Ok. E cominciamo con il dirvi che torneremo a questo cancello molto presto, ma non ora. La prima cosa che dobbiamo fare ora è andare lontano da qui a raccogliere un'altra mappa. Oh, devo levarmi da qua. Allora, guardate, qualcosa, allora, al di là di un'interessante catacomba che si trova qui, ma che faremo, di cui faremo uso quando andremo a prendere il Buckler, ok? Quello che voglio fare adesso è spostarci sia verso est, sia verso sud. Allora. Sblocchiamo questo NPC che si trova in questo nascondiglio. Questo, non preoccupatevi, non fa parte del tutorial, ma voglio dare la sensazione che anche se stiamo scattando velocemente non si possa perdere nulla, cioè non c'è il rischio di perdere qualcosa di grave, ok? Torniamo su Torrent appena possiamo. Perfetto. Eliminiamo lei. Lei è molto preziosa, perché determinazione è un'abilità molto utile per un neofita. E torniamo sul cavallo. Ci stiamo spostando verso est. Il motivo lo comprenderete molto presto. Lo so. La mappa di gioco è stupefacente e affascinante. Lascia perplessi. L'inizio di Elden Ring è la prima volta che raggiunge e probabilmente supera Lordran. La quantità di cose che è possibile fare prima del primo Lord batte Lordran. O meglio, prima del primo boss di trama. È incredibile, ed è la prima volta che accade. C'è stato un raid. Voglio assolutamente vedere di chi, perdonatemi. Adesso andiamo subito a fare una gran figa. Allora. Dunque. Ci sono, eh. Setup complicato. Oh, Froze! Blade! Player Inside! Oh mio Dio, mi sono perso 3 raid! Grazie, ragazzi! Grazie a tutti! Un piacere. Martedì, Froze, comincerà Elden Ring Blind con noi. Sarà stupendo commentare insieme le sue sensazioni. Grazie. Allora. Ora. Ignoriamo gli orsi colossali. Mettiamo, se vogliamo, un pointer sulla mappa. Raccogliamola. Eccoci qua. E cominciamo ad andare qui. Come prima cosa.
sta per cominciare la prima parte del vero power upping del nostro personaggio. Comprenderete molto presto. Molto presto. Queste si chiamano chiese di Marika. Perlomeno un tempo erano chiese di Marika. All'interno delle chiese si trovano lacrime sacre. Queste lacrime sacre potenziano la quantità di cura che le fiaschette di lacrime ci donano. Inoltre, c'è un oggetto leggendario in questa. L'ampolla di balsamo portentoso, uno strumento che acquisisce delle lacrime di ambra dell'albero madre all'interno delle sue forme e permette di avere dei buff temporanei mano a mano che si raccolgono queste ultime come effettivi segreti, diciamo, nella mappa di gioco. Ciò nonostante, c'è una cosina da fare. Ed è subito qui, se ricordo bene. Vedrete che vi piacerà assai. Questa non è una nuova run, è soltanto una live di coccolo, di coccoloso tutorialing su qualche idea che può venire a chi vuole esplorare inizialmente Elden Ring. D'altronde, questo è un albero madre minore. Vicino agli alberi madre si trovano proprio le lacrime di cui vi parlavo. Lacrime di cristallo chiodata e di cristallo liquido verde. Essendo open world, troverete dei pattern. Per esempio, qui, dinanzi agli alberi madre, si trovano specificatamente queste ambre, queste resine. E noi nella mappa abbiamo trovato qualcosa che ci incuriosiva. In questo caso, preparatevi. In questo forte si trova uno di quei rami dorati che vi avevo detto di controllare, che contiene un seme d'oro. I semi d'oro letteralmente aumentano il numero delle fiaschette. Ora, se si continua verso sud, scoprirete altro. Oltre a dei sepolcri con delle lacrime, con delle anime, con delle rune, che si possono raccogliere anche in corsa. Come potete vedere, utilizzare Torrent, questo destriero, non è così colpevole, assolutamente. Eccoci qua. Ci possiamo quindi teletrasportare. Ora sto gestendo un pattern mentale, quindi vi sto leggendo leggermente di meno, ma... Ok, no. Andiamo direttamente qua. Così vi faccio vedere anche come ci si può spostare in queste idee di level design super acute. Queste sorte di teleport verticali che danno la chance a un videogiocatore di esplorare più velocemente senza fare i giri intorno. Ecco qua. Ai sepolcri. E guardate, stiamo raggiungendo proprio il sud di cui vi parlavo. Se fossimo degli incantatori, vi direi di andare qui a sinistra. Ogni accampamento ha un tesoro unico. Ogni accampamento ha un obiettivo speciale che può aiutare una classe, un personaggio, una build. È tutto incredibilmente denso, ok? Ma so che quello che vi farò vedere vi piacerà tanto. Vabbè, potremo andare alla Grazia. Qui ci torneremo.
Allora. È a sud di Tetrobosco, vero? È là già, esatto. Allora, sediamoci qui. Perfetto. E andiamo a sud. Sono sicuro che ci divertiremo molto adesso. Sono proprio curioso di sapere se tra 10 minuti vi sentirete divertiti. Allora. Ovviamente questa non è un'esplorazione sincera, è un'esplorazione molto tecnica, ma si può fare. Si può fare. Vedete? Così non raccogliete oggetti, perdete tesori, non è così che si dovrebbe fare. Ma in questo caso voglio farvi percepire il potenziale di un inizio. Abbiamo un NPC. Gli parliamo, meglio, le parliamo per far partire la quest. E proseguiamo. Proseguiamo in un modo che ora creerà tante gioie. Tanto per cominciare, andiamo verso la mappa. Sì, no, ma ovvio che la lettera la possiamo prendere. Non la prendo perché per ora parlare agli NPC per me è un'illusione. È farvi capire che si può fare. Non lo sto facendo per far partire le quest per davvero. Oh no. Lui non era nei piani. Ciao, vecchio amico. Torneremo da te dopo. No che non è la stessa linea di Dark Souls 3. Che domanda fai, Kertal, con tutto l'affetto? Smettetela. Scappellotto. Scherzo, ovviamente. Prendiamo la mappa. Dovremmo riuscirci, eh? Prendiamo la mappa. Prendiamo la mappa! Ok. E partiamo da questo. Guardate cosa c'è qui. Un altro. Raccolto. Seme d'oro. Molto bene. Ora, mamma mia, se penso a quello che sto per farvi vedere, mi piace un sacco il pensiero. Poi. In realtà questo è un inizio utile a chi non vuole minimamente spoiler, eh? Altrimenti... Allora. Andiamo verso ovest. E allora, dovremmo mettere un segnalino qui a sud. Allora, mettiamo qui. Mettiamo qui. Adesso vi faccio vedere, mettiamo qui. Allora. Tanto fatemi... Perdona un secondo. Se no mi sento scemo a volte. Ok, scusate. Sì, ok. Stavo impazzendo con i monitor così. Guardate un po', la riconoscete? Questa è un'altra chiesa. E nasconde un'altra lacrima sacra. Si può, quindi,
Ovviamente si dovrebbe esplorare molto meglio, agire in maniera diversa, però ecco. Ve l'ho detto, voglio darvi una sensazione. E questa sensazione ora vi porterà a dei risultati. Allora. Ma che gioca con tre monitor? Una col gioco, uno con la mappa e l'altra con la guida. No, gioco con tre monitor. Una col gioco, l'altra con gli strumenti di streaming e la terza con la chat. Grazie. Sono proprio quel tipo di gamer io. Esatto. In Blind Run ho la guida connessa neuralmente al cervello. Allora. Non c'è niente di male a giocare così, Toxic. Semplicemente è molto lontano da me. Non c'è assolutamente niente di male. Niente di male. Mi fa ridere perché è completamente alienante rispetto a quello che faccio. Qui stiamo facendo un giretto, diciamo. Un giretto piuttosto umile. Queste cose le uccido solo perché mi incrociano e mi sentirei in colpa a ignorarle. Molto in colpa. Però, in effetti, scendere qua non è stata una grande idea. Vero? Mi fido? No. Io non mi fiderei troppo. Devo ancora studiare un po' i danni. I danni da caduta. Ah no, sì, è vero, è vero. È perfetto, ok. Allora, andiamo. Seguite e proseguiamo qui. No, no, i danni da caduta hanno uno script molto preciso, però in Blind Run non voglio studiare, non voglio fare data mining. Abbiamo un'altra chiesa. Tutto ha senso, però noi qua smanettiamo. E poi un ultimo pointer. Io non vedo l'ora di quando vi mostrerò per davvero percorsi incredibili. Ci si arriverà. Per ora stiamo giocando. Eccoci qua. Quarta chiesa di Marika. Ma voi potreste domandarvi, è finita? No, ragazzi, non è finita. Non ti credete di stare parlando? Adesso
Andiamo qui. Mettiamo un pointer al centro, rimuovendo gli altri. Sarebbe bello provare a fare speedrun un giorno. È notte. Incontriamo un interessante figuro qui. Molto interessante. È uno scrigno con un altro materiale. Non sono qui per caso. Ma non solo. C'è una cosa che bisogna andare a raccogliere. Pensate che io abbia finito? Con i semi dorati? Non ho finito. Perché vedete? Qui. C'è un portale. Cominciate a percepire la sensazione che offre Elden Ring? Benvenuti. Andiamocene da qui. Indovinate un po'? Seme d'oro. E via da qui. Detto ciò, incontriamo un personaggio curioso. Ragazzi, i pattern sono fuori di testa. Grazie e alla prossima. Ora. Non preoccupare. But all the same, learn well the lands between. How long will it be, I wonder, before the tarnished tire of obeisance to the two fingers? Allora. Well, you're back. The howl, I suppose. Next time you don't fret. I just had. Perfetto, schiocchiamo le dita. Goodbye. Ci mettiamo qui. Ve l'ho detto che saremmo tornati qui. Chiamiamo Torrent. Guardate un po', seme d'oro. E in questa catapecchia c'è uno step importantissimo. Di un inizio pieno di soddisfazione. Ma per la prima volta adesso, dopo tanto tempo, ci siederemo e cominceremo a fare questo. Ampolle, aggiungi carica? Sì. Aggiungi carica? Sì. Aggiungi carica? Sì. Incrementa ripristino? Incrementa ripristino? Incrementa ripristino. Beh, possiamo farlo ancora una volta. Ampolla. Incrementa ripristino. Everyone who...
Only to have to let you know it's quite a You're all and heading to entice well that but I don't have it's scared. I want to know nothing. Ovviamente è completamente inutile se si vuole giocare normalmente accumulare semi d'oro e lacrime, eh? Ma è per farvi vedere che questo giro esiste. E già early si può avere 7 fiaschette più 4. Più di quanto mai si debba necessitare in alcun caso, ragazzi. Parliamo, andiamo avanti alla quest. This line, but now you can see the rays of a demigod. If the ray, then the elder as an ally pray to face the, upon the cliff. A demigod. Okay. If the rays and the Elden Ring as an ally I pray to face the. Ora, torniamo al bosco. Schioccare le dita ci permetterà di avere un contatto con il nostro amico. Schiocchiamo le dita. Who got Carly sent? Hmm. The name's Blood. He fled some. Come tell me if you I can offer you. Darrowill and in need. Darrowill and in need. Perfetto. Ora, che succede? Che noi possiamo spostarci qui. E aiutare il nostro compagno a combattere una creatura molto pericolosa. Non abbiamo ancora potenziato nulla, ragazzi. Ancora nulla. E prenderemo un sacco di pizze. Ma sarà divertente. Scoperta. Oh, Blythe, ti aiuta. Oh, oh mio Dio. Oh, oh, bellissimo. Ok, ok, non lo sapevo. Oh, oh, oh. Cosa bella. Darrowill, nothing in a cell is no true justice. No, this is where it ends for you. Che figata! Ah, ma lo rovina! Ma è una sega! È una pippa incredibile! Minchia Epinia. Ma che moveset incredibile. Fagli le riposte, fagli le riposte, Blythe. Okay.
Io ovviamente sto resistendo dal fare una build doppio coltello, ma lo faccio perché in questo contenuto devo essere ordinato. Ok. How to work for it. Don't say I'm not. Oh yeah. If you venture north, tell him I sent you, be sure I owe you one. Pietra da forgiatura funerea 2. Se pensate che quello che sta accadendo qua sia casuale, you are highly mistaken. Detto questo, c'è un'altra cosina da fare. Ancora con tutto più zero e non un solo livello fatto. E questa è solo roba che ho fatto in blind run. Cioè, in blind, quindi chissà, vabbè, ok. No, non vado a prendere il pugnale perché sarà il tutorial per appassionati del Perry, il pugnale. Allora. Eccoci qua. Miniera. Oh, aspetta, aspetta, Wolfhound. Just wait. Ho in mente una sequenza di cose troppo emozionante. Allora, devo ricordarmi dove si trova. Credo in fondo, vero? Misericordia, sì. Incredibile. Poi non ho comprato neanche la... Oh cazzo, mamma mia, stavo a schiattare. Credo sia in fondo quello che sto cercando. Ehi là, posso prendere? Grazie. Non vi voglio rubare il lavoro, ma vi devo rubare i materiali. Posso rubare? Grazie. Grazie. È nel finale, vero? Infatti. Quante pietre ho adesso? Qua posso già saltare, mi sa di no. Ammazza, coraggioso questo. Hai rovinato la mia scalata. Io ti carico. Niente. Giustamente il piccone è super veloce. Però ecco, ricordatevi che a due mani non ribalzate. Questo è già qualcosa che potrebbe farmi contento. Vediamo se era qua. Devo ricordarmi se era qua. No? Credo. Penso che fosse dopo, vero? È ancora dopo. Sono memorie da blind runner, ma... E ancora dopo, sì. Sicuro. Infatti non è qua, è nella vera... Ok. Esatto, c'è un'apertura e vai avanti, esatto. Esatto. Perfetto. Senza torcia non si vede niente. Dovevo comprarla prima di portarvi qui. Oh, arrabbiatissimo. Sì, questa live finirà assolutamente su YouTube. Ok. Ok.
Vediamo. Ecco, sì, mi ricordo. Era qua, era qua, era qua. No, ma... Ma... È scivolato. È scivolato. Ma dai, è scivolato malissimo. Era un buon salto. Ha fatto proprio lo slip. Cioè... Opla. Questo è stato super opla. Questo è stato super opla. E ora dobbiamo uccidere tutti perché altrimenti rischiamo... Cosa che non vogliamo rischiare. Bravo. Ops. Aia. Oh. Ah. Ok, ragazzi, grazie come sempre. Io me lo meritavo tantissimo quel colpo. Mamma mia. Mi sto ultra curando perché non voglio rischiare di perdere le rune. Ah, il fuoco amico no, eh. Poi dovresti saltare in aria, eh. Okay. Vabbè, sono proprio fragili però, eh. Mi preoccupo, ma... Aia. Vabbè, andiamo di backstab. Posso? Au. Ok. Not. Sì, lo so, tu hai equilibrio, io no. Ma ho preso le lacrime non a caso. Grazie. Allora, adesso. Dicevamo. L'oggetto è là, ok. Eccoci qua. Ora noi potremmo anche uscire da qui, eh. Però già che ci siamo. Troll scava pietra. Però ci ho preso, visto? Mamma mia, che male. Mi è mancato un suono? Più zero, ricordiamolo, eh. E non ho fatto un livello. Uno. Neanche un livello ho fatto. Ok, pensavo di sordirlo, lo ammetto. Così, esatto. Oh. Allora, detto questo, adesso, andiamo qui, no, anzi qui, e... Ora ci sarà un momento spoilerino per chi non ha le anteprime della Blind Run, ma non preoccupatevi, vi posso tranquillamente avvisare quando la cosa si risolverà. (Ride)
Quella è una cosa che non. Quella è una cosa che non si dice ancora, Tanokami. Fa parte del tutorial per gli appassionati. "18 forza, 17 destrezza. In questo modo possiamo utilizzarla a una mano. L'arma del Cavalier Limiere." Detto ciò, abbiamo delle rune. Che useremo tutte. Ora ne abbiamo 12.000. Ok. E io sto facendo un tutorial senza weapon art, eh? Perché su, a Fort Height, ci sono le weapon art del sangue, ragazzi. E a nord, verso Liurnia, ci sono le weapon art del ghiaccio. Quanto vorrei parlarvene, ragazzi. Quanto vorrei parlarvene. Fort Height. Però noi stiamo cercando un tutorial per neofiti, magari non pronti a provare a fare mana management, cioè che magari non vogliono stare attenti al non poter, a dover fare una mossa che toglie HP mentre la usi e altre cose. Adesso stiamo andando a fare una cosa carina. Una bella cosa carina. Una combo di cose carine. Stiamo andando verso nord, ove in Blindrun non sono ancora andato. E il fatto che si possa saltare Gran Tempesta è una figata, sì. Assoluta. Qui abbiamo un personaggio molto prezioso, ma soprattutto una lacrima sacra. Non vedo l'ora di fare sessioni PvP con voi, ragazzi. Non avete idea, non vedo proprio l'ora. Mettiamo la mappa visibile. Adesso vedete. Abbiamo un mercante, un checkpoint. Qui abbiamo la mappa. Vorrei raccogliere la mappa, posso? Grazie.
E ora facciamo un giretto molto speciale. L'urna è gigantesca, ragazzi. Ok. Allora. Grazie. Quello non era nei piani. Siamo molto calmi, eh. Grazie. Boni. Sto leggendo. Se state parlando della spada nerfata, è rotta quanto prima. Beh, è solo non game breaking, semplicemente. Poi, piccola chicca. Noi abbiamo l'arco, due frecce. Se noi distruggiamo questo con l'arco. Boom. Runa aurea 6. Altra mappa, andiamo a prendere subito. Capito, ragazzi? Comunque è sempre... Porca puttana! Scusate, ragazzi, scusa! Comunque è molto interessante vedervi parlare di equipaggiamenti, perché anche a volte le persone che giocano in blind parlano sempre con la community, interagiscono con le chat, ne parlano con gli amici. È sempre un continuo trovare, no? Segreti, chicche, dettagli. Quando in realtà io, che gioco blind davvero, senza rapporti, senza commenti, senza nulla, non conosco la fama che hanno gli equipaggiamenti, eccetera. La gioco in maniera completamente spontanea. Mappa. Eccoci qua, Liurnia Nord. Però possiamo fare questo. Tac, 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 tac. Siamo quasi al gran finale, ma sarà divertente. Avevo in mente mille cose, tra cui anche la Reduvia, ma...
usa il portale, ok. Upsi dupsi. Ok. Checkpoint. Ci siamo. Siamo ancora al livello di partenza, esattamente. E no! No, scusate, no, abbiamo fatto 18 forze e 17 destrezze. Seconda freccia. Ultima che abbiamo. Boom. Ora abbiamo 11 pezzi della forgiatura 2, 11 pezzi della forgiatura 1. Voglio farvi venire un infarto a fine live. Voglio farvi sentire proprio contenti, proprio soddisfatti. Stiamo viaggiando, stiamo viaggiando. Lo scudo non l'ho raccolto per caso, ragazzi. Ora
abbiamo uno scudo col 100% di difese. Ci servono solo 2 livelli a forza. Gratis, se volete, uno scudo. Il fatto è che è anche molto figo. Diciamo che è molto figo. È anche fortemente estetico. Se volete uno scudo senza livellare più forza, ve lo faccio vedere. Ecco la mappa nord. Le mitiche rovine del re. Il tutorial dei muri illusori. È un personaggio molto caro. Quello della tartaruga sta a sud, è vero. Però non è più al 100%, quindi non... Acquista. Oh boy. Oh boy. 3 e 4? Che succede? Ok. Adesso... ce ne andiamo da... mi ha grato. Ah, scusami, Marina. Sì, tu fai parte del piano. To determine if you had it seems torrent, whereas I may there is, but I can take gathering plate. Non ancora. Non ancora, Melina. Devo finire un paio di cose. Ok, mappa fatta. Ragazzi, Elden Ring è fuori di testa. Fuori di testa. Adesso vi porto qui. Perché mi ero dimenticato una cosa. Mi piacerebbe Vesar, mi piacerebbe molto. Fare una review. Allora, adesso vi faccio venire i brividi. Cioè, è una cosa troppo bella. Cioè, non sono speedrun strat, sono loving, tutorialing stuff. Ecco, sì, menatevi fra di voi, va. Io devo raccogliere questo oggetto. Devo raccogliere. Grazie! Addio! Ecco qua. Un'ultima pietra di forgiatura 2. Adesso. Adesso. Andiamo alla tavola rotonda. Anzi, no. No, vorrei fare una cosa prima. Vorrei fare una cosa prima. È un tutorial per neofiti. Facciamo una cosa prima. Ma. Ora. Alla chiesa di L. No, no, non mi potrei fare proprio nessuna domanda su nessuna capitale di NL. No, no, non ci sono arrivati. Quindi proprio no. Allora. Ecco qua. Potenzia armamento. Quello che faremo qua adesso sarà anticiparvi il prossimo step. Come potete notare, qui abbiamo molti materiali, ma se abbiamo trovato la pietra di forgiatura 2, ce ne manca una di livello 1 per fare un plan. Da qui... scendiamo.
Ah, non le vende? Forse non lui. Tu la vendi? Hanno pacciato, no? Vediamo un po'. Lui no, eh. E allora lui sì. Vabbè, abbiamo fatto un giro diverso. Scialla, cioè. Su queste cose, essendo ancora blind. Tu vendi? No. Torniamo alla miniera. Nulla di grave, eh. Per carità. Proprio niente, anzi. Piccola chicca, perché me la ricordo la blind run. State a vedere. Calè non le vendeva, no, no. Oh, magari c'è un trigger che le fa vendere. Alla fine è una patch. Questa cosa era curiosa, ma... Volevo fare un altro montaggio per la blind run, perché volevo scoprirlo con voi. Ma non c'è problema. Cioè, io mi ricordo dove... Cioè, io avevo il mio piano. Avevo il mio piano. Ora ve lo faccio vedere il mio piano. E contemporaneamente ero curioso di aggiungere un montato alla blind run, ma... Il mio piano era questo, ora arriva. Eccoci qua. Io me l'ero tenuta per ultima. Perfetto. Dicevamo. Adesso. Salutiamo Calè. Ehi! Andiamo alla catacomba qui vicino. Facciamo una cosina. Dovrebbero esserci convallarie in questa catacomba, vero? No, il saluto non è fondamentale, era solo... No, no, non serve, non è tutorial. Non è tutorial, no. Ho salutato solo perché mi ero teletrasportato qui. Sono con Vallaria qui, no? Vero? Esatto, ecco qua. Boom. Fatemi controllare una cosa. Scusate. Ciao. Ho controllato... Sì, no, ho controllato la wiki. Ho controllato se c'erano convallarie 2 o 3 qua sotto, ma ovviamente no. Non preoccupatevi, ho i miei filtri altri spoiler. Sono tutto rosso, non preoccupatevi. Cioè, ho aperto un'altra cosa fuori dai plugin. Ok. Il piano è concluso. It is time. Andiamo alla tavola rotonda.
my hand. Sì, Blallo, certo. Eccoci qua. Ora. Lei è qui? Isn't this the round table? I never knew, although I'm still looking. It's all I'm still looking. Abbiamo le nostre rune ottenute. Perfetto. Il fabbro. Eccoci qua. Allora, potenzia armamento. La nostra arma non è l'Uchigatana, è la zanna del limiere, che potremo fare più uno, più due, più tre, più quattro. E poi il nostro arco lungo fidato, più 1, più 2, più 3, più 4, più 5, più 6, più 7, più 8. Più 8! Più 8! Non abbiamo ucciso un boss, praticamente. E non siamo praticamente... A parte Iji, non siamo usciti da Sepolcrete. E le pietre lì. Molto bene. Se voleste utilizzare uno scudo, cosa perfettamente lecita, di qua. Ecco qua, uno scudo col 100% di difesa fisica a bassissimo costo, che necessita 10 a forza. Il punto è che ha poca stabilità. A questo punto, questo è nostro, questo è nostro. Questa è la nostra capanna del maestro guerriero. Sì, la stabilità sugli scudi è scritta visibilmente qua. Questo è 50. Questo è 32. È là sopra. Sotto le difese. Vediamo un po' come si comporta la piccola. Ho anche mancato. Esatto, ragazzi. Fa sanguinamento. E lo fa più della katana. Visto che è più lenta. Direi non male. Non conviene più tanto farli uccidere fra loro, eh? Metà vita con un attacco.
Non ci arrivo. Mille. Andiamo qui. Andiamo in questo condottino. Ci facciamo invadere. Qua ci sarà un'invasione. Non volevo tornare a Kylid. Ovvio che farmare i masnadieri è meglio. Bravo Yura, bel lavoro. GG. Com'è andata? Già. Non ho dovuto neanche schivare, ragazzi, tre colpi. Entriamo in questa grotta. Facciamo due livelli a forza. Così cominciamo a carburare il finale di questa live. Nuovo livello. 20 a forza. Abbiamo tutte le rune per farlo. Scudo. Ah, siamo in Fat Troll. Oh, che peccato. Ecco qua. Guarda un po' questo bello scudo. Oh no, è pieno di cattivi! Siamo stati assaltati da banditi! Sono preparatissimi! Ci stavano aspettando! Non aspettavano altro che noi! Oh no! Là, vecchio amico. Well, well, well. Thought you'd just help yourself to a man's personal belongings, huh? You scheming little thief! The gods demand repentance! Cough up your poison! All of it! Devo stare attento a non ucciderlo. Devo stare attento a non ucciderlo. Ora, Aghil. Sarà divertente, Aghil. E invece, Axillary, pensa che invece... Lo sono.
Oh. Che dispiacere. Vieni, lucertola. Queste rovine bruciate. Continuo a vedere se non abbiamo ancora raccolto l'oggetto per... Non aspettavano altro che essere bruciati, eh? Salve, drago. Beh, ci ho sperato, dai. Mamma mia. You wish. Molto bene. Torniamo qui. Adesso. Ad acqua fosca. Smettere di umiliarmi, per favore. Ah, buddy. Now how did I took you for an innocent water up. I'm packed tarnished, like only for now. In exchange for honestly, frankly. So don't be I'll be ready to I'll be ready to wheel and deal. Bene, sono contento. Torniamo allora. D'altronde, qual è la soddisfazione maggiore che un neofita può vivere se non quella di decimare qualcosa che avrà fatto lasciare il gioco a tanti? A causa del fatto che magari non si aspettassero quanto open fosse. Well, it's all a bit happened. Welker, you won't need a... Cheers for that. Signori, è il momento ora di andare alla tavola rotonda. Certo, sì. Sì, Vesar, certo, è la queue di comande. È una cosa che esiste dall'alba dei Souls, nel bene e nel male. Esatto, ho ucciso il drago solo per prendere il robo da Margit, mi servivano delle rune. Lord, I don't believe if I do. I suppose I'll ask Matt certainly. I know he's. I can tell. Parliamo. Back on no matter. Look, I would step, sir. I don't dare. Adesso possiamo potenziare qualcosa di prezioso. Il nostro spirito. Lo spirito della Medusa.
che è molto prezioso per chi non è un incantatore. Costa poco. Ha molti HP. Distrae gli avversari a chi non vuole avere vita difficile. E sta per arrivare il momento in cui vi ringrazierò tutti come promesso. Era una promessa. E questo è un giochino che ho fatto volentieri. Non so che effetto vi sta facendo questa live. E avvelena, ovviamente. Michelle abbassa lo portentoso. Potenzia gli attacchi caricati per un periodo. Cominciamo a capirci, vero, ragazzi? Oh, grazie, Giopasa. Una rosa del deserto. E ora? Non sto dicendo che verrà sconfitto First Try, eh. Sto dicendo che quello che vedrete accadere sarà comunque stupefacente. Sicuri? È quello che volete? Sicuri, sicuri? Magari no, eh. Mettiamoci lui come bevanda. E ora Aurelia. Sigillo. Lasciala stare, poverina. Non merita danni. Ue, wow, io bella sta fase 2. Abilità unica dello scudo, furia contagiosa. Provoca l'ira della medusa e lascia che scorra nelle tue membra. Incrementa la potenza d'attacco per un periodo. Non l'ho usato. Molto bene. Adesso. Non solo una promessa, una promessa. Voglio farvi un regalo. Ve lo siete meritati. Siete rimasti qui a seguirmi in questo progetto così dolce. Ve lo meritate. Siamo tornati qui, come promesso. Forse siamo un po' diversi, vero ragazzi? Qualcosa è cambiato? All'interno di quello che è, più seriamente, facendo un discorso più serio, un gioco di ruolo. Ah no, aspetta, non posso. Devo fare una cosa. All'interno di quello che è un gioco di ruolo, capite il valore di questa azione? Allora. Wait, well, you're back. Goodbye. Ok.
ora. Volendo abbiamo delle rune, eh? Potremmo livellare, per esempio, fare qualche livello vitalità. È sempre un vantaggio. Non sottovalutatelo, mi raccomando. Non fa parte del tutorial, ma... Bravo. Puoi andare giù? Vabbè. Vabbè, basta schivare. Opla. Ciao. Signori, queste si possono buttare giù. Si calcola il tempismo. E poi, si colpisce. Quanto ci ha messo a cadere? Ok. O no? Con drop unico, arco pesante dell'albero madre. Eccoci qua. Ora, noi qui abbiamo un seme d'oro. Non ci basta un seme d'oro. Capite? Un seme d'oro non è abbastanza. Ce ne servono due. Non rovinatemi la partita. Non rovinatemi la partita. Che stronzo! Che sta attraverso la nebbia, bastardo! Che bastardo! Come... Questo non fa parte del tutorial. Questo fa parte del tutorial su come non disegnare le hitbox di un videogioco oltre una boss fight. Ok, niente, boss. Baffato. Lo facciamo pulito. Questo è un altro tutorial, come non fare una boss fight. Bello, eh? Such design. Bello da vedere, vero? Mamma mia, che monnezza. Ah, giusto, aspetta, dobbiamo utilizzare... Ce la siamo livellata, quindi... Col fuoco l'avremmo già ucciso, probabilmente. Talmente debole l'elemento. Era parte del mio piano, ma... Usiamo l'elettro, dai.
No, muoio. Mamma mia, che brutto sto boss. Non è questo il regalo che vi faccio, questo è solo un finale macabro che volevo distruggere col fuoco che mi sono guadagnato in questo cerchio. Beh, non tutti i piani sono riusciti fino alla fine, ma porca miseria, quanto è brutto questo coso. Madonna. Vabbè, col fuoco l'avremmo trisciottata. Giochiamocela senza. Si capisce. Per carità, io l'ho imparato a memoria. Si fanno damage, cioè le hitbox le capisci. Questa era la schivata buona, per esempio. Braccio, busto, lo conosco. Però è brutto. È inutilmente caotico. Anche per l'arena, ovviamente. Visto? Sapevo che... cioè, conosco la fase 2. Cioè... Non è disonesto questo boss, è sporco. Molto sporco. Molto. Cioè, mi ha spostato lui, eh? Sanguinamento. Oleg. 15.000 rune. E un seme dorato. Ora andiamo qui. E per tutti coloro che sono rimasti fino alla fine, un regalo. No, è la... Sì, la grandezza dell'arena è gravissima qui. Questo regalo mi dovrò spostare. No, Aghil! Coso, Torrent, non Aghil.
stronzo schivato. Mi si è incastrato sull'angolo delle pustole. Questo è difficile, ma ce la faremo. Lo portiamo a casa. Questa è stata una live un po' strana, ma... non vedo l'ora, ragazzi, delle prossime. Vedremo. Ho provato. Sì, ma... cioè... dai! Sono sul cosino della morte! Devi premiarmi per il coraggio. Oh no, non ho stamina, il primo sarà la morte. Qui? Ah, scusa, non pensavo. No! Vabbè, non lamentiamocene. È un test. Avete presente quando vi dicono che il roll in Elden Ring, a differenza del passato, inizia quando si toglie il tasto e non quando lo si preme? Ecco che succede. Se tu premi il roll, è il tempismo giusto, non ti rolla perché hai ancora il pulsante premuto. Why, Miyazaki? For what fucking reason? È per permetterti di correre, comunque, quello è il motivo, eh. Senso. Avido. Io provo a non essere antipatico con gli attacchi caricati in cioè con gli attacchi in salto, ma... ok, via. Ho fatto il giro praticamente. Vuoi soffiare? No. No, no, no. Vuole fare il morsetto old school. Vai giù. Vai giù. Vai giù. Regge. In range melee. Ma però sembra testardo stavolta. Ancora? Beh. Oh. Oh. Che succede, amico? È entrato sanguinamento e ancora non era caduto. Ok. Sanguinamento, ragazzi, ve l'ho mostrato non a caso. Potremmo scegliere di non uscire dall'arena. Ci serve l'arena. Bel colpo. Cazzo. Coda lunga che hai. Ti sta resettando lo status così, eh? Non è giusto. Cazzo. Fuggi. Si è offeso. Pessima mossa, bro. Vabbè, no, niente. La zanna limiere aveva esattamente la silhouette del petto di Agil. È lore. È palesemente lore. Dai, un colpo. Io ho fatto da rasoio. Cioè, l'ho spelato. Cazzo. A lato, a lato. Okay. No, via dalla codina. Mi fai dispetti. Okay. Oh no, mo' questo soffia.
Ma io me ne vado. Non è il tipo di soffio con cui voglio avere a che fare adesso. Sei veramente... Cazzo! Madonna! Dai! Soffia adesso. Vedo. Non ci posso credere. A quei quattro colpi mancati non ci voglio credere. Di mossa stavi facendo? Sono spaventato a morte. Soffia, puzzone. Ah, hai fatto la mossa sbagliata. E ucciso col sanguinamento. Questo era soltanto... un tentativo di mostrare come si poteva esplorare un po' Sepolcride senza fare dungeon e ottenere potenziamenti senza andare avanti nella trama, prima ancora di cominciarla, capite? Però ditemi assolutamente cosa ne pensate. Beh, come potete notare siamo già un personaggio abbastanza interessante, no? Com'è stata questa diretta? No, no, il gargoyle ve lo faccio vedere e basta. È così. Io non ho giusta conoscenza, eh. Questo è soltanto un giochino blind, nel senso non ho nessuna conoscenza, ma vi faccio vedere il gargoyle. Vi faccio vedere il gargoyle. Ve lo faccio vedere e basta. Sente un cazzo. Mio Dio. Sente niente, l'arma è più 4. Thank you.
Che spettacolo, ragazzi. Questo boss spala la neve, esatto. Spala la neve. È brutale. Questo, cioè, è un chiaro messaggio, questo amico. E io l'ho sconfitto molto early, nella blind. Ops, spoiler. L'ho ucciso imparando la memoria, sì sì. Allora. Abbiamo fatto una bella cosa stasera. Questa live verrà messa online praticamente come potenziale di un inizio. E non è qualcosa nato da esperienza. Solo da un eco di una blind run. Nel momento nel quale le cose si sanno davvero, questo si centuplica. Si centuplica, ragazzi. Veramente. E a questo punto non posso che ringraziarvi per essere stati con me. Promettervi che questa è la peggiore delle live che vedrete su Elden Ring da parte mia. Perché era dedicata a un pubblico diverso. Provate a immaginare quello che faremo con le maratone, con il tutorial una volta finito, o anche prima, per i perri. Non vedo l'ora, non vedo l'ora di fare una live dedicata al giocare con uno stile diverso, in cui lo scudo esiste solo per deflettere, con però magari uno scudo extra per il contrattacco difensivo, che è una delle cose più belle che ho trovato in Elden Ring e che è all'attuale build di Mira, tra l'altro, prima che la cambi di nuovo. E grazie ragazzi, Perlino TV, un operaio su Twitch, Himoff, Il Peggiore 88, Netfede, Dario, Kazar, Zucaloro, Dr. Cox, Astolfino, Scammato, Vebzi Bibbo, White, Fransav, Elippi, Kiwi, Polvez, El Porrito, Wise, Flamaria, Simuel Veneto, Flamaraia, Simuel Veneto, Masux, Vixen, Mark, Aleph Sinia, Garrett, Hyperblaster, Ziku, Rider in Red, Soldier, Filthy Jan, Gaming Belly, Mauric, Kletson, Tipsy Psychedelics, il Sottotitolo Ryan, Joe Pasa, Lord Burme, Lord Roburme, Sarto, Reverie, Zem, Synergy Crane, Rodo Libre, Marco Ciale, Ryan Trash, Mad Marcy, Enirfo, Marco Sotta. Tutti questi nomi, tutto questo supporto è precisamente ciò che mi permette di sentirmi in colpa al pensiero che dovrete aspettare ancora per avere delle live da soli in concentrazione su Elden Ring di qualità, ma non voglio farne extra altre senza che abbiano un tema, proprio perché voglio darvi delle belle cose.
Ok, vedrete, vedrete. E poi ovviamente avremo anche il gameplay sciocco e libero, ma arriverà. E voi mi spingete ad andare sempre oltre, ragazzi. Gob, Bilancia, Ducky, Jacopo, Antima, Jace, Fabris, Gematria, QWERTY, Corbe, Cliff, Matt, Malleus, Xeno, Ello, Simone Nozuna, Emant, Datboy, Guglie, Tarallo, Joker, Tier, Lore, Tsumomi, Electri, Jovix, Jeco, Swift, Mariello, Leo, Aline, grazie dei Gil, anche a Ger, Aline, Sores, Finicottero ancora, ancora, Bicio, Xander the Lord, grazie delle parole veramente, Chaos Warrior, Franco, Chedone, Kei Cape, Ciscone, Alessandra, Giucro, Ruben, Kei, grazie, grazie. Allora, avete fatto cose stupende. Questo era il mostrarvi che con meno chiacchiere, una fiaschetta 7 più qua. Oh. Esatto. Il finale era usarne due per un più uno e ottenere 8 fiaschette più 5 prima di sconfiggere Margit, senza andare a rompere quest, a distruggere qualcosa, semplicemente correndo qui per qualche materiale. E potevamo fare molto peggio, anche perché abbiamo un arco più 8, 317 di attack rate su una mano, 196 a distanza. A due mani l'attack rate diventa 337. Provate a immaginare cosa accadrebbe a Godric in questo momento. Grazie di cuore. È stata una serata stupenda. Arriverà presto. Upload e VOD. Semper Fi. A presto.